Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una Moa e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video coi peciocchi. Il mio look in questo momento potete capire che sono in preparazione, quindi oggi vedremo insieme un Get Ready With Me, perché questa sera dove vivo ci sarà la festa di paese con l'ultima festa conclusiva, faranno fuochi d'artificio, bancarelle, ci sarà un sacco di gente, in più è domenica. E oggi sono a casa dal mio lavoro fisso, tra virgolette, per cui ho deciso di uscire un pochettino con il mio ragazzo, vedere degli amici, fare una bella serata, un aperitivo, magari fermarci anche fuori a mangiare qualcosina. E ho detto, perché non prepararmi insieme ai miei ragazzi dello YouTube? Non ho tempo di farvi introduzioni, bla bla bla, eccetera. Se vi volete iscrivere al canale, questo è il momento giusto. Io sono Michela, vi do il benvenuto. Se siete i miei bellissimi affezionati, potete lasciarmi un mi piace e scrivere qua sotto nei commenti, perché sapete che io adoro chiacchierare un po' con voi. La faccia che sto utilizzando in questo momento, comunque che ho finito di terminare perché ora ci truccheremo, sono i Beautifies di Pixi. Li avete stravisti ovunque, sono di tre tipologie diverse, qua vi lascio le altre due, e questi in particolare sono con la vita C. Con la vita C. E queste in particolare sono con vitamina C, liquirizia e ginseng che aiutano a svegliare un attimino lo sguardo. Ora sono già una decina di minuti che li ho indosso. Per chi se lo stesse chiedendo, non fanno assolutamente reazione con il make-up, quindi ho finito proprio di utilizzare, potete andarvi subito a truccare. Vado direttamente di correttore e utilizzo il mio NYX, quello di Dior non l'ho più utilizzato perché è veramente troppo chiaro per il momento, quindi lo conserveremo per l'inverno. Oggi sono a casa, tra virgolette, ma non sono stata a casa. Ieri sono andata a fare una sposa e un'invitata fuori città, ho lavorato 7 ore al mattino, ho sbagliato a mettere la sveglia a lavoro e invece che alle 5:35 mi sono svegliata alle 6:35 e doveva essere lavoro alle 7. Sono andata dalla sposa, sono corsa a casa, ho pulito i pennelli e preparato il kit perché oggi sono andata a truccare una ragazza che è anche una cara amica, che si sposa esattamente tra una settimana e non mi è mai successo di fare prove sposa una settimana prima, non lo fate mai se vi dovete sposare, optate per tempistiche maggiori. E sapete che la base è uno dei miei fetish, anche se mi vedo abbastanza bene così, e voglio andare ad utilizzare l'Infallible 32 ore Matte Cover, questo qua di L'Oreal, che è perfetto per questo momento, è un fondotinta molto coprente, io non sono assolutamente abituata al fondotinta di questa coprenza. Se avete pelle misto grassa, tendete ad avere qualche macchietta e vi piacciono i fondotinta comunque abbastanza coprenti. Questo secondo me è una media alta coprenza. Potrebbe fare al caso vostro un ciccinin, questo qua tende ad ossidarsi, ma per il momento va benissimo. Come vedete, il viso è bianco, il corpo è ancora abbronzato. Infatti sto ponderando di acquistare un autoabbronzante almeno per il viso perché sono abbastanza stufa di sentirmi dire da tutti: oh, come sei bianca in faccia e sotto sei abbronzatissima. Fatevi i vostri. Continuo a dare opinioni non richieste, ma anche io sto lavorando molto su me stessa e sul fatto di non dare opinioni non richieste se non mi viene chiesto. Molto bello perché, come vedete, si va a fondere molto bene con l'incarnato, non ha quello spessore che purtroppo molti fondotinta full coverage o comunque di alta coprenza tendono a dare. Va a coprire il giusto e, come dice il nome, 32 ore di lunga durata. Mi raccomando, non state mai svegli o truccati per 32 ore. Su via. Con la mia solita terra di Fenty Beauty vado a cercare di amalgamare un pochettino tutto questo. La mia è la solita Sunstalker in tonalità Private Island e questa qua è una terra bellissima ed infinita. Riuscite a vedere il centro del pad, diciamo. Non essendo una grandissima amante della terra, devo dire che in questo periodo mi aiuta abbastanza a uniformare viso e corpo, però un pochettino quell'aria da vacanza. Infatti questa sera il mio look sarà molto summer estivo. Oggi è il 1º settembre e raga, a parte che non me lo sento proprio che è il 1º settembre, ma comunque ho bisogno di sentire ancora un pochettino l'estate, appena appena, poco poco. Io sono una grandissima amante dell'autunno, ogni stagione per me è bella a se stessa, cioè trovo sempre il bello
e delle ottime caratteristiche. Ok, in inverno si fa freddo, ti devi coprire tanto, va bene, però c'è il Natale, io sono una grandissima amante del Natale. In autunno sì, le giornate si accorciano, c'è meno sole, però volete mettervi lì con la copertina, con qualcuno, guardare un film la sera. In estate è molto più bello, gli aperitivi, si esce, non amo assolutamente il caldo afoso, ma fa niente, cerco di farmi salvare da tutto il resto. Come potete vedere, è una terra che comunque si fonde molto bene, l'avete già vista mille volte, lo so, ma è l'unica terra che possiedo, almeno per me è l'unica terra che utilizzo. Siccome sarà un aperitivo comunque serale, eccetera, voglio andare a puntare un pochettino tutto sulle labbra, ma allo stesso tempo voglio andare a giocarmela anche un pochettino con questo blush qua di Elf. In fotocamera sembra molto più rosato, freddo, ma è un bel blush intenso nella colorazione Pinky Promise. Questi sono una alternativa economicissima, ragazzi, veramente. Se non volete spendere per i blush di Rare Beauty, che per me non valgono la spesa, secondo me, perché boh, sono un pochettino troppo costosi, troppo pigmentati per mani poco esperte, e soprattutto cosa ve ne fate di un blush così tanto pigmentato e così poco modulabile se poi scade? Secondo me ha molto più senso acquistare un blush di Elf, e non sono assolutamente pagata da Elf per dirvi tutto questo, ma semplicemente da consumatrice e da truccatrice pro è molto più sensato consigliarvi un blush low cost che, ok, magari utilizzate tutti i giorni. Devo farvi questo benedetto video appena avrò tempo. Ricominceremo con i video un pochettino più strutturati, un pochettino più specifici su vari argomenti. Vi porterò anche un video dedicato ai blush. Devo fare un sacco di cose, sì, lo so. Tipologia di video come quello di oggi sono più facili per me da girare, molto più veloci, e so che sono anche più fruibili per voi. E questa qui è la base. Non voglio andare a fare troppo trucco occhi, cioè non voglio niente di troppo marcato, troppo intenso, vedremo man mano. Voglio puntare tutto sulle labbra, andremo a farle immediatamente. E non so perché oggi vado a periodi, sono andata un po' in fissa con questa matita di We Makeup, che è la Even Lip Pencil nella tonalità 34 Catla Wine, che è questo bellissimo rosso un po' lampone. Non so perché oggi mi girava di utilizzare questo e utilizzeremo questo. Vi consiglio, se non sapete benissimo come andare a strutturare il resto del make-up, iniziate prima di tutto a fare la base e dopodiché passate direttamente alle labbra. In questo modo vi farete un'idea di quanto è intenso il trucco labbra e di quanto potete andare a giocare con gli occhi. E rieccomi qui, ragazzi, questo qui è l'effetto della matita. Ho messo solo lei perché non ho tempo di andare a cercare un rossetto più o meno di questa tonalità, non credo neanche di possederlo e devo rimediare. Devo guardare se We Makeup ha fatto la linea anche di rossetti e se riesco a trovare questo rossetto qua, questo tipo di lampone un po' scuro. Se avete i miei colori, buttatevi su questo genere perché sono veramente bellissimi. Non andrò a mettere al di sopra gloss perché ho voglia di mantenere questo effetto appunto opaco e matte, e andando a metterci oltretutto al di sopra qualcosa di lucido. Lo so che l'effetto lucido è molto bello e molto sexy, ma questa sera non mi va, voglio che il rossetto duri il più possibile e la matita mi basta e avanza. Ora vi sconvolgerò tantissimo, penso di avervi mostrato sul canale solo una volta l'utilizzo delle ciglia finte, ma non so cosa mi prenda questa sera, ho voglia di indossare le ciglia finte a ciuffetto. Andrò ad utilizzare queste, che se magari ve le metto dritte, queste qui che sono del brand Nasura Eyelash. Nella misura premium 10 mm, abbastanza lunghe perché, come sapete, ho delle ciglia abbastanza folte. Costano veramente nulla, le ho acquistate sul sito di makeup.it, ve lo lascio qua. Se non conoscete il sito, andateci a dare un'occhiata perché trovate
veramente qualsiasi cosa. È un sito mega mega fornito, prodotti low cost anche veramente molto molto economici. Qualcosina è un po' sfalsato a livello di prezzo, ma se cercate, siete delle truccatrici, delle colleghe, cercate ciglia finte a basso prezzo, loro forse lo pagate 3 euro e sono veramente ottime. E questo è il pacchetto che io utilizzo per il kit. Sono andata a prendere direttamente questo con varie pinzette e varie colle all'interno e questa pinzetta qua per andare a prelevare le ciglia finte a ciuffetto. A livello lavorativo e professionale preferisco lavorare con ciglia a ciuffetto perché regalano sicuramente un effetto più naturale. Non tutte le spose, sto parlando delle spose in questo momento, preferiscono utilizzare o sono abituate ad utilizzare ciglia a nastro, quindi le ciglia proprio a bande intere, e a me personalmente non rispecchiano propriamente il mio gusto e preferisco appunto utilizzare questo genere di ciglia più naturali e più discrete. Vado ad indossarle prima del mascara perché preferisco che alla fine vadano a uniformarsi in modo più naturale con il mascara e quello che vado a fare io sarà una tecnica un po' diversa dal solito. Invece che andarla ad applicare sulla parte superiore dell'occhio, come vediamo in modo classico in molti video, andare ad applicarle, andrò ad applicarle sotto, sollevando questa parte inferiore e andandole a mettere qui sotto. Ho bisogno dello specchio per fare questa operazione. E questo rende le ciglia molto più discrete e vi assicuro che l'effetto nascosto è assicurato. Non danno nessun fastidio. Io questa tecnica la utilizzo veramente molto poco, a meno che la persona non abbia gli occhi sensibili, si affidi a me al 100%. Tendo a non utilizzare questa tecnica, spesso sugli altri perché potrebbe risultare un pochettino fastidiosa. Ma ragazzi, è un secondo. Personalmente, ho sempre investito molto nelle ciglia finte. Io utilizzavo molto spesso queste qua di Swede e costavano veramente troppo per quello l'utilizzo costante che ne faccio io, anche se l'effetto che regalavano era veramente pazzesco, ma vi assicuro che ciglia finte fatte in questo modo, queste nello specifico hanno una piccola banda che vi aiuta a fissare meglio sulla superficie della pelle, in questo caso della palpebra sotto le ciglia alla pelle, mentre ci sono ciglia finte fatte proprio a ciuffettino, singolo praticamente, e quelle, secondo me, se siete dei principianti, le trovo un pochettino più difficili. Non chiedetemi assolutamente cosa mi sia preso, ragazzi, oggi, ma boh, avevo voglia di metterle. Sarà che oggi ho fatto quella prova sposa, ho detto, oh, che belle le ciglia finte, devo metterle anch'io. Eccoci qua. E come potete vedere, questa parte qua risulta molto più folta rispetto a questa senza. Ed ecco qua, ragazzi, sono andata a mettere le ciglia, 4 ciuffetti qua sotto e altre 4 qua sotto, cosa che veramente stasera ho anche esagerato, ne ho messi 4, di solito ne metto solo 2, ma va bene così, oggi mi gira e prendetemi così. Nel mentre che aspetto le ciglia finte che si asciughino ancora un pochettino, vado a prendere la mia paletta Imida Nude di Natasha Denona e vado a prendere giusto un colore un po' luminoso da mettere nell'interno dell'occhio, nell'incavo. Se sì. Pennellino piccolo di precisione e vado a prendere un pochettino di Sheen, che è uno dei miei colori preferiti della palette, e vado proprio a metterne un pochettino qui. Giusto per dare quel tocchetto di luce, ragazzi, che ci piace veramente pochissimo. E già che ci siamo, facciamo un po' così e un po' così con quello che è rimasto sul pennello. Per andare a camuffare al meglio e rendere lo sguardo ancora più intenso, vado a prendere questa matita qua di Rimmel, che è rimasto veramente un moncherino. Questa qui dovrebbe essere la. Non mi ricordo, ve lo lascio scritto qua come al solito. E vado ad alzare sempre un pochettino la palpebra in questo modo, basta che fate un po' di pressione così e tac, la palpebra si alza, pressione e la palpebra si alza. E
e vado a mettere un po' di matita nera, un pochettino di matita. Sapete perché faccio così fatica? Perché la matita non è temperata. Dovete sempre temperare la matita, ma io ora non ho tempo. Oddio. Come vedete, l'effetto già con le ciglia finte e un pochettino di matita nera va proprio ad allungare tantissimo ed addolcire lo sguardo. Piegare un pochettino le ciglia in modo da uniformare le finte con le vere. Sperando che la colla non si stacchi. Stasera che succede? Quando sono di fretta escono i bei trucchi. Cipria di Huda Beauty, questa qua è nella colorazione Banana Bread, che se riuscirò a trovare in offerta acquisterò sicuramente. Puff pulito e vado a prenderne un pochettino e a piallare. Guarda chi? Piallata! Questa l'ho fatta provare anche a una delle mie sorelle e mi sembra di aver capito che l'effetto gli sia piaciuto molto, le sia piaciuto molto anche a lei. Come mascara vado a concludere il make-up e utilizzo il Superhero di IT Cosmetics che, come vi sto dicendo dagli ultimi 40 video, è diventato il mio mascara preferito e vi invito a distinguere le ciglia finte. In questo make-up, come vedete, la fine dell'occhio è molto più folta rispetto al solito. Concludiamo con il Fix Spray, questo qua è il Fix Plus di MAC, che vi ricordo sempre se lo avete dovete shakerarlo alla grande perché altrimenti rimarrete occhiozzate. E ragazzi, il video è terminato, ancora mi devo finire di asciugare, ma non importa. Spero che il make-up, anche se è stato un pochettino veloce, vi sia piaciuto. Abbiamo visto comunque una tecnica un pochettino diversa dal solito. Le ciglia finte sono spettacolari. Potessi le metterei ogni giorno, ma anche no, tutti i giorni le ciglia finte. Vi mostro la ripresa alla luce naturale. E per questo video è tutto. Vi ringrazio tantissimo per avermi tenuto un pochettino di compagnia. Spero di aver fatto la stessa cosa anche per voi. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un mio piace. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace per farmelo capire. Alla prossima!